Buongiorno a tutti ragazzi, siamo su Dark Souls stavolta e guardate quanto faccio schifo. Ok, mi sono appena accorto che ho dimenticato come cazzo si gioca, non mi ricordo più. Da quanto avete visto ho passato tipo 4 secoli su Uncharted e quindi... cazzo, non mi ricordo neanche più come si gioca in sto gioco. E già non è facile di suo. Mi sono dimenticato che... sì, mi sono ricordato che ho dimenticato qualcosa, infatti vedete che... no, non era qua... era blu, era mezzo, dove era? Se mi butto faccio una volta figura, sì. Ok, credo sia di qua invece. Ho sempre la scaga di, ecco qua, piano piano che qua fai i salti. Adesso qua giù piano piano, fatto, ecco qua, mazza chiodata, campana sagrada chierico, e vedete che siamo già presi bene. Eh sì, magari binocolo. Vabbè, il binocolo non ha una cazzo di utilità. Vabbè, in teoria dovremmo andare giù. Aspettate. Qua, cioè vi prego. Cosa? 15 di forza? Vaffanculo allora. Vabbè, però non posso usare un cazzo allora. Aspetta, come si usa? Come si usa sto coppia? Ma che cazzo? Che utilità ha? Senti, vabbè, abbiamo 300 anime. E cioè, cerchiamo di usarne in qualche modo. Compriamo un vestito, qualcosa. Fa schifo così. Ah già, coltellino due mani perché... bello. Oh, hello. Oh, sì, ok. Ecco, niente. Ok, ci tocca far schifo. Aspetta, non abbiamo esplorato tutto. Ok, oggi vedrete... vabbè, intanto franco qua. Cosa c'è? Un gatto radioattivo parlante. Ok, un gatto che parla. Shalcore. Vabbè, come cazzo si dice? Shalcore. Allora, non possiamo comprare niente perché siamo poveri come lo schifo. Parliamo. Ah, parlate sempre... ah, tutti gli NPC che possono rivelarsi molto utili. Possono darvi oggetti. Aiutarvi contro i boss. E vabbè, vi dirò più tardi. Ah, Pietra il Vincitore, quello là. Ah, dopo. Sì, ok, va bene. Rotolare nelle cose. Sono stra veloce con la rotolina, eh. Guarda che roba. Occhio che ora ci sono i porchi. Ah, morto. Cosa? Non li tolgo niente, via. Non li tolgo un cavolo. Cosa c'è qua? Gemma vitale. Mi stanno inseguendo? No. Bene. No, ok. Allora, mi ricordo. È sempre a controllare, mi raccomando. Qua. Osservate. C'è la pietra. Qua c'è un uso morto, benissimo. Osso del ritorno, abbastanza utile. Qua c'è la pietra. Come cazzo? Pietra del vincitore. Pietra, già. Ok, già. Allora sì, Non ho un patto. O forse la via del blu, non mi ricordo. Oh. Ok, pietra. Non mi fanno un cazzo. Comunque, aspettate che mi libero di questi dei porchi. Ok, non li facciamo un cazzo questi qua, Ma comunque, questo patto rende il gioco più difficile. E sì, non li faccio un cazzo questi qua, andiamo via. E sto dicendo, questo patto rende il gioco più difficile, dove i nemici ti fanno più danno. Però, le ricompense che dà sto patto sono abbastanza buone. Quindi ovviamente, se siete la prima volta con la Souls, non fatelo. Io ci ho provato e rimpiango. Ma controllate ogni tanto, controllate sempre i muri, che questo gioco è imprevedibile. Ok, cos'è che mi hanno detto? Destra, quindi vabbè. Come ha fatto a morire sto qua?
In breve trappola. Ma non è neanche lo scudo, cosa faccio? Come ha fatto a muovere questo qua? Moneta arrugginita, vabbè, non c'entra un. Sì, serve a poco. Comunque. Ah, la fischietta ce l'abbiamo? Ammettete le fiaschette che so. Questo è, come dire, è il fondamento di Dark Souls. Ho visto uno che è riuscito a fare Dark Souls tutto questo senza una morte e senza andare in fallo. È una roba impossibile, disumana. Disumana. Cioè io non resisto neanche. Cioè, già impossibile senza morire. Ma senza, anche senza i cosi, ma. Anche senza i falò, ma che cazzo. Meccanismo, meccanismo, viva, viva i meccanismi in questo gioco, eh! Lenti, lenti come i cambiamenti di Fallout 4. Ora si tocca affrontare la gente facendo schifo. Con un pugnale dopo un male, guardatelo che vi faccio schifo da solo. Che devo smettere di dire schifo però. Comunque, attenti qua con. Non è neanche un ponte, è una trave. No, non è una trave. Ah, lì non andateci, vedete quello là, ci entrate dopo, parecchio dopo. Non è. Come diceva il professor Rock, c'è un luogo e un tempo per ogni cosa, ma non ora. Bene? Nemico temibile. Ok, ora vi spiegherò. Vedete quello Shrek là in fondo? Ok, non vi attaccherà se non attraversate l'acqua. Quindi tenetevelo buono per adesso che. E a sto livello qua non riuscirei mai a batterlo. Come ho fatto a prendermi, scusate? Infatti questo qua è anche velocissimo come. Questo qua colpisce, che meraviglia. Ah sì, appunto. Non vi farà danni finché starete. Finché non entrerete. Madonna. Finché non entrerete in acqua. Da. Due, tre, fatto. Elmo e vai, cominciamo già. Ad avere. Cosa? Ah! Aspetta, aspetta, aspetta. Ah, non mi sembra di aver visto un nemico che mi veniva addosso. Ok, questo è meglio. Ah, ma abbiamo la roba! Che cazzo, io andavo in giro nudo come uno schifo. Ok, 34, 34, non siamo più agilissimi. Ma aspetta. No, aspetta. No, 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 no. Ok, non stiamo sotto il 30% che. Che così abbiamo la rotolina che va, le varie sono infinite e oltre. Ok, vabbè, non andate. Se non mi vede attraverso l'acqua non mi fa niente. Ok, non devo farci niente. Come nemico più avanti. E. Perché c'è no? Ok, e. No. Vabbè, se avete giocato un sul saprete già le comandi, no? Cioè come funziona, attenti. Attenti che c'è una cera che cambera. Quindi portatevi fuori dal suo campo visivo. Mi fanno combo fatte a caso. Eccolo là, no aspetta, attraversate il ponte e poi tornate indietro. Visto? Mi mancato di poco. Trascinatene uno alla volta. Fuori dal campo di gioco del. Cazzo! Qua non basta una combo. Peccato. Vabbè, ne bastano due. Gemma vitale. Devo smettere di dire vitale. Da. Mi voglio acerri, porco schifo. Oddio, l'ho ucciso! Attenti che sto proprio lascia lento lento come Internet Explorer. Però mi stupì. Com'è che mi ha preso quello schivato 60 volte? Ok, siamo già a metà vita e non mi piace. Vabbè, ammetto, sono stato un po' impulsivo come. Sono stato troppo impulsivo. Impulsivo, attenti qua che sbuca sempre il sbuca sempre sodomita da dietro e basta, siete già morti. Sfida visuale, piacevole.
avanti. È brutto non avere uno scudo, però. Sì, io non sono un tipo da schivate molto. Sono più un tipo da... un tank. Sta là con lo scudo che campera. E inculi tutti. Però... cioè, con le schivate non è che vai avanti molto, eh. Sì. Però mettiamolo i messaggi... messaggi tipo che tu puoi farli in un certo modo e basta, non è che siano al massimo, però sono anche una buona trovata. Fate conto, se io vieni qui, se io per esempio verso all'inizio volessi mettere, che ho già completato, volessi mettere uno spoiler e che cavolo, che schifo, quindi sarebbe anche una bella trovata come cosa. Che tu non puoi scrivere spoiler, a meno che lo scrivi morte davanti, non sai di chi. Ecco qua. Ok, dopo la prima, dopo la prima, alla seconda, ma perché non so parlare? Dopo, cosa stavo dicendo? Ecco, ho perso il filo del discorso. Dopo la prima volta, alla seconda volta è già più facile completare la cosa. All'inizio era tutto un tiri giù certe bestemmie che no, in certi boss ho dovuto ricominciare da capo il calendario per i santi da chiamare. Ok, io vado qua. Ok, no, ok, magari disturbo qualcuno. Ok, non c'è nessuno. Aspettate, se non ricordo male, di solito ricordo sempre bene tutto. Guarda, guarda, guardalo là che scende come un... guardalo. Cosa cazzo hai appena fatto? Vedete, guardate, guarda che stronzo, guarda che stronzo. Bastardo, meriti 7 morti per quello che hai fatto. Questo qua ha fottuto tanti di quei giocatori. Me con... no, me non mi ha... no, me no perché... boh, non so cosa dirvi. Me no perché avevo quasi pulito, quindi... anima di soldato ignoto. Ok, giù c'è uno che cambera. Attenti. Che se non è morto lì mi licenzio. Però assalto e poi arma. Molto bene. E vediamo un po' cosa c'è. Aspettate che arrivi uno da dietro. Spada corta. Bene. Mi piace. Spada corta. Cosa? Ok, sta cosa si sta sfuggendo di mano, eh. Ma il tizio ancora. Ah, guardalo lì! Guardalo là, tutto rabbioso. Aspetta che scendo per farmi alle spalle. Ma non sarà così, anzi sarò io a fare il man alle spalle. Comunque, una volta non c'ero arrivato. Ah già, piccolo segreto. Aspetta, aspetta, aspetta che arrivi genio. Aspetta che arrivi, guardalo, guardalo là. Guardalo là come un agente delle imposte che mi aspetta, vabbè, madò. Sparati. Ok, facciamo. Ma che cazzo para? Ma cosa fa? Non mi, ha, mi, sono, mi sa che non mi ha visto. Ah, e qui sembra un po'... oh, per evitare tanto, io non... io torno al falò comunque. E cazzo... no! Madonna, mi ero già visto per te, mi ero già visto morto. Comunque... coltello da lancio, che non è male come trovata. Beh, eccolo qua. Cos'è? Cos'è? Tavoletta dei campioni. È un anello? Ah, degli apostoli del blu, sì, tanto non sono più uno. Anzi no. Si aumenta leggermente i PV, ma va bene lo stesso. Cioè, funziona anche se non sei nel parto, prego. Stessa roba, tu gli effetti del patto li fai li hai lo stesso. Anche se... come dire... a parte per certi
quelli delle poste di raduno magari no. Ok, no, potenziamoci, potenziamoci. Via di passaggio, no? Non mi aiuta. Stavo dicendo. Allora, per certi patti, cioè, nel senso, gli effetti del patto funzionano anche se non hai l'anello di quel patto lì. Stessa roba. Il patto funziona, l'anello funziona lo stesso anche se non sei di quel patto lì. Dai, non faccio più schifo. Ok, cerchiamo di potenziarci la destrezza che mi svangano le palle per la destrezza. Poi parliamo che. Over the hill, where a man peered straight at what Sì, il castello è those who stato un come bel to dry casino. lakes, it happens to that blue knight, although he does, perhaps he, that tiny Ok. thing, an ancient being that she imparts, provided you find her own. Fatto di The nuotare in sign una you giornata bear will buona. drain your very, and without soul, stay strong, Senza anime even resterai for vuoto. when the undead dies, not Sì, all undead ok. are hollows. If you find an estus, so that I may, over the hill, where a man, what a, Ah, parlate con tutti gli... Sì, ve l'ho già detto. Non ho parlato sempre con quell'NPC lì, quindi rimediamo subito. Vabbè, tanto ti dà qualcosa lui. Sì, ok. Sì, ok. Non ve lo leggo perché è piuttosto noioso. Quindi, sì, guardiamo il fuoco. Ok, finché non torniamo. Sì. E cavolo, mi ha finito. Ok, il dialogo è finito. Ok, benvenuto. No, voglio finire il patto che ho adesso per avere la gloria eterna. Comunque, vabbè, cosa abbiamo completato? Possiamo tornarsene qua. Dovremmo riaffrontare i nemici bastardini che c'erano là. Però. Sì, tutti, peccato. Anche quello che camperà là sopra. Ok, vedete quello lì? Quello là è già che mi spacca. Due cazzo! Cazzo, sono. Ok. Uno l'abbiamo già tirato. No, però avete un po' di pietà. Ok, abbiate un po' di pietà però. Ok, fatto. Fatto. E cosa ci voleva per la spada quota? 10 di destrezza. Qua invece 15 di forza, 10 di fede e niente per il binocolo. Il binocolo che ti serve alla vista. Ok, invece sono riusciti a ucciderne due. Ok, uno. L'ho già detto uno alla volta, se no li fottono. E uno, due, morto. E qualcuno, cos'è? Coltello da lancia ancora. Ora ce n'è uno con scudo e spada, che è piuttosto duro, da battere. Aspetta, secondo me. Ok, siamo fuori dal campo visivo. Ah, colpo sì. Continuiamo a massacrarlo. No, qua, lì va. Morto. Mai esplodersi così troppo. Così troppo. Ma perché? Viva lì tedesco. No, facciamo un altro giro che magari qua c'è anche. Sapete che c'è anche quello con l'ascia per me. Quindi spero che vengano fuori. Però accetto che sia acere, quindi. Alla maniera di un falco cieco. Oh, fuori dalle palle, fuori dalle palle. Tu non fotti con me. Vieni qua. Vieni qua. Vedi le palle? Tu non ti spingi morto con me. Altro po'. Ecco. Adesso provo ad ammazzarlo. Voglio se n'era qualcuno con l'ascia? No, mi sbaglio. Dov'è? Oh, eccolo qua, vedete che. Andate sempre col down. Non come Mr. Rado che è un deficiente. Vabbè. Ok, ricominciamo. Però il pugnale ha una resistenza bassina. Sono
Cioè, dopo, ok, che dobbiamo martellati come dei cosi, ma siamo già un po' nei guai come cosa. Uno, due, cinque colpi. Bene, c'è stati e vanno giù. Certo che con queste armi qua non posso far miracoli. Due. Eh no, il terzo non lo fai, non lo fai. Ok, la combo buona è due leggeri e tre forti. Questi qua. Poi dipende da nemico a nemico. Tre. Ah sì, i due. Perché il terzo, questo pugnale. O un altro che. No, perché il terzo, questo pugnaletto qua va quasi sempre a vuoto. A meno che non ce l'abbiate incollato addosso. Ok, vediamo qua. Ok, non c'è altro nessuno. Però guardate, guardate l'infame che fa, guardate l'infame. Guardalo, eccolo qua. Aspetta che scende, aspetta che scende. Una volta sì. Una volta ci sta, due, forse tre, sei pirla. Mi dispiace. Ora c'è quello lì. Però io direi buttiamolo di sotto. No, aspetta. No, buttarlo di sotto neanche perché. Affrontarlo diretto. Perché. Ok. Due. Tre. Oh, io ci provo. Questi qua sono anche. Wow. Oh, mi è mancato di poco. Ho avuto culo che non mi ha preso, eh. Comunque. Boh. Io reputo comunque il primo più difficile. Dark Souls 1 è più difficile del 2, ma altri dicono che il 3 si sia riscattato bene perché ci sono testimonianze di misterelle che ci sono dei cosi da ceffoni qua, però da quanto è difficile. No, cioè serio, tu vuoi venire a combattere a pugni? Cioè, ok che il primo episodio l'abbiamo fatto tutto stile One Punch Man, ma cioè. Sì, un po' di contegno. Aspetta. Ok, uno, rialzatene uno alla volta. Ok, ho rischiato questo qua, eh. Per poco mi colpiva. Eccolo qui, con la spada e scudo che compaiono magicamente. Oh, che cavolo! No, oh, wow, io devo vincere, non tu. Sono un po' imprevedibili questi qui. Ok, cerchiamo di. Sì, ma dobbiamo essere noi a forzare. Quello di sopra non c'è più, bene. Ah, è vero, l'abbiamo ucciso. Sì, fate il giro completo che vi fate su con le anime. Spada dritta spezzata. Oddio. Adesso sì che si ragiona. Aspetta. Questa non possiamo ancora. Ma sì, tanto io non parlo mai. Ma sì, tanto ormai 30% l'abbiamo superato. Cioè, dobbiamo anche essere armati bene, no? Fai attenzione al sanguinamento. Aspetta, proviamola. Un po' più lentina, però. Credo che il pugnale era tipo. Come un, che ne so. Ok, non mi piace molto. No, 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 non mi piace tanto questa spada, Siamo, cazzo. Ok, siamo già a corto. Gemma vitale. Ah, mi ero dimenticato che fa. Questi qua con spada. Aggirateli, ma io non ho scusa. Due. Senti. Io terrei il pugnale. Perché ormai sono abituato con questo. Stivali di fronte vuoto.
Anche perché sono abituato, ma... Spada dritta spezzata, già fatto. Questo morto? No. Sì, vabbè, anche sta qua che ha pugni, però... No, sto qua è adatto perché è tanto veloce. Tu, se non hai uno scudo, non puoi andare... Non puoi girare intorno e backstabare. Io non ho un cazzo a pugnare. A malapena. Un po' si spacca. Ecco. Tu non puoi andare in giro. Però e backstabare. Ok, ok. Sta diventando difficile per me qua, Perché stiamo andando in difficoltà. Gemma vitale. Devo smettere di pensare a... Potevo backstabbarlo, lo so. Scusate. Vabbè, tanto è morto. E qua cosa abbiamo? Effigie umana. Non la userò adesso. Perché sarebbe un po' inutile. Attraversiamo la nebbia che... Più avanti nel gioco diventeranno sempre più difficili da trovare. Mi ricordo... Oh cazzo, questa parte qua già. No. No, cavolo, qua ce ne sono due. Vabbè, una dobbiamo usarla. La seconda, se volete. Buongiorno. Buongiorno, scusate. Fatto. Ma finché è uno solo, ok, ma... Due, la vedo dura. Io andrei così. E che cazzo mi ha preso lo stesso. Sì, ma qua ti prendono anche se... Cazzissimo. Mi sono cagato in mano. Ok, le cose stanno prendendo una brutta piega. Davvero. Quindi cerchiamo di... Allora, fai attenzione al nemico, grazie. Oh, mi ero dimenticato di te. Sì, ma andare col più grande di questi qua, che sono troppo veloci. Ecco qua. Dardo di legno, ma se non ho la balestra cosa faccio? E controllate i muri, ve l'ho già detto. Ma io direi... Non so, andiamo a pugni contro sti qua, che ne so. Guardalo che... proprio tutto. Oh, un altro! Come un altro, che cazzo? No, vai fuori dalle palle, ti prego. Uno alla volta. Scusate, non si può mettere in pausa, cazzo. Ok, torniamo indietro e cerchiamo di prenderne uno alla volta. Perché due non si può. Torna qui. Con chi si è incazzato? Mi sa che si è incazzato con me perché... No, uno alla volta, ho detto. Uno alla volta. Me lo comando. Siete sotto il mio... Cazzo! Siete sotto il mio comando. Ok, vabbè, ma sta spadina qui. Questa spada mi servirebbero due pugnali, ma non ne ho. Scudo. Che cazzo, cosa vado a fare con lo scudo? Vabbè, tunica del fante vuoto, che sembriamo uno di loro adesso. Aspetta, no, lo controlliamo. Ok, quelli siamo veloci.
Però facciamo più danni così. Vabbè, uno l'abbiamo distrutto proprio in maniera. Ti ricordi di me? Qui, qui. Non siate avidi. E come me adesso che l'ho presa in cu. Oh, ne sto usando come non mai. Vabbè, o magari consumate l'intera cosa e poi fate uno scatto indietro. Controllate. E qua ti devi abituare bene, però. Io la prima volta da su qua sono morto tipo 20 volte. Qua devo ancora morire una volta. Aspetta. Ah già, perché lì c'è. Ah no, perché questo qua è un altro punto. Ok. Sì, non siamo abbastanza forti per quel punto. E qua c'è un bombardiere a cere. Sai che ti dico, figlio della merda, vieni qua. Aspetta. Qua, vieni qua. Morto? Un altro qua? Wow! No! Ma porca troia! Per fortuna ho parlato perché ero piuttosto concentrato e non volevo morire di nuovo. Quindi bucle, credo sia uno scudo. Oh sì, finalmente un dannato. Ok, sta cosa comincia veramente a sfuggirvi di mano, sta cosa delle statistiche. Ma perché guarda che potremmo farci un bel potenziamento con queste anime, sempre che non arrivi il figlio di puttana con l'arco che mi sta puntando in questo momento. Eccolo lì. Dovete sempre aspettarlo questo gioco. Ci sarà sempre quell'arciere lì con gli ombrelloni da. No, aspetta, non ci sono ancora. Ci sarà sempre quel danno d'arciere che ve lo pianterà in culo dal nulla, non lo so. Come dire. Occhio, guardate, vedete questo qua? Eccolo qua lo sarò. Questo gioco nasconde i nemici, cioè, un occultamento che manco gli illuminati. E no, non mi colpisce pure una storia. Cosa? Dannato bastardo. Caro che muore. Ok, qui non c'è niente. Sbaglio o c'è una freccia? No, aspettate. Ma si va a fanculo, tanto. No, niente. No, perché se guardate, sono specie di freccia. Vabbè. La finfa. Apriamo sto portone che pesa come un. Non lo so. E c'è un falò. Ricco pionti. Oh, finalmente. E che cavolo. Ci voleva comunque, Chi è? No. Parla. Sì, ok, un mercante. Sì, ok, sa tutto come se vivesse qua da quando è nato Dragon Lake. Leggero. Vieni incontrami a fine gioco e poi vediamo chi è leggero. Caestus. Come ti serve dici di forza, oh? Randello no, accetta neanche. Spaderetta ce l'ho già. Cappello mercante. Questa qua. Questa serve. La chiave.
questa serve, ma vabbè, per adesso potete anche lasciargliela, visto che abbiamo, visto che la nostra quantità di anime è molto bassa. Quindi io direi torniamo a Yula e boh, potenziamoci, perché più avanti sarà arduo, tanto arduo. Eh sì. Comunque vi consiglio, visto che per adesso roba magica non ce n'è molto e quindi non se ne caga nessuno, potenziatevi forza di stretta, visto che tante armi, se cominciate da barbone come ho fatto io, potenziatevi forza di stretta all'inizio, tanto. Cosa è la chiave? Ok, ce l'ho qua. Contento? C'è anche un forziere. Non c'era un forziere? Ah, eccolo qua. Oh. Arco qua. Sembra meglio di niente. Prego comunque. Mazza, ho ringraziamenti degni di un... Aspetta. E... è sparito, oh mio Dio. Vedete, è scomparso. Dov'è? Qui dentro. Sta indietro. Ah, comunque, prego. Però avete aperto la porta. Gli parlate. Che se non sbaglio, questo qua ti dà. Questo qua ti dà un oggetto. Vabbè, per adesso no. Fate, comprate qualcosa, specie di ferro. Non ho un cazzo, sono poverissimo. Aspetta. Sono povero, aiuto un fratello. Ok. Ok, va bene, non abbiamo niente di anima. Ah, mi sa che prima dobbiamo trovare la sua figlia e dopo ci venderà. E basta. Comincio a odiare certe cose. Teletrasportiamoci qui, perché cioè finiamolo bene l'episodio. La madoppia è piuttosto forte, perché è tutta così fiera. Comunque potenziatevi forza di stretta, visto che roba magica all'inizio troverete un... Che cosa dicevo? Vabbè dai, qua io finirei qui l'episodio, perché siamo anche andati avanti abbastanza, quindi che bella texture del fuoco, e ci vediamo al prossimo episodio e continuate a seguirci.